Siamo oggi qui, diciamo, a dare manforte alla famiglia, diciamo, ai fratelli russi. L'associazione come si sta muovendo in tal senso sul territorio? No? Sono state fatte una serie di iniziative anche con l'antiracket. Raccontaci un po' qualcosa. Allora, diciamo, iniziamo dalla partenza. Noi abbiamo fatto un anno di incontri tra di noi per conoscerci, perché se non conoscevi l'altra persona che ti trovavi di fronte non potevi, secondo me, acquistare fiducia. Ci siamo conosciuti, abbiamo fatto veramente una marea di incontri. Dopo di questo è nata l'associazione e l'associazione si è mossa a Portici con delle passeggiate dove ci sono state delle grosse adesioni. All'inizio c'è stato un po' di meraviglia dalla parte di alcuni commercianti a dire: ma che sta succedendo a Portici? Perché questi commercianti stanno facendo sta cosa? Gliel'abbiamo spiegato e abbiamo avuto il pieno appoggio. Ahimè, c'è stato pure qualcuno che ha detto: scusateci signori, siamo impegnati, oppure togliamo l'occasione. Non si ha mai, si impressionano e può succedere qualcosa. Io sono qui per dire che non succede nulla. Noi abbiamo denunciato anni fa e siamo ancora qua. Non c'è successo nulla. E uniti si vince. Anche perché la nostra teoria è: se toccano me, hanno toccato una famiglia. E la mia famiglia sono 14 persone. Sì, no, volevo chiedere a Salvatore, visto che ci ha raccontato un po' quali sono state le iniziative dell'inizio, appunto, dell'associazione, quali sono le iniziative future nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, oltre a quelle, appunto, che abbiamo raccontato e che stiamo raccontando da oggi al Club La Vela, questi giovedì della legalità. Io dico la verità, dove andremo a battere tantissimo è la passeggiata, perché la passeggiata è l'unico sistema che ti mette in contatto con il commerciante e tu in primis gli vai a dire con le forze dell'ordine: denuncia, se hai un problema noi lo risolviamo, ma non perché vogliamo fare miracoli. E con la forza dell'ordine c'è la possibilità di chiudere, di eliminare quelle persone che ti tolgono la dignità. E noi con la passeggiata lo possiamo fare. Andiamo casa per casa a bussare. E non mi stancherò mai di farlo, perché la dignità non ha prezzo e nessuno ce la può togliere. Ecco, ad oggi quante sono le case che vi hanno aperto? Cioè, quanti sono i commercianti iscritti all'associazione di Portici? Allora, adesso per il momento ne siamo 14. Prossimamente ne faremo un altro gruppetto che dovrà fare lo stesso procedimento che abbiamo fatto noi, un incontro settimanale per un anno e capire le persone che abbiamo preso, abbiamo coltivato, come, chi sono, e all'ok delle forze dell'ordine loro potranno poi entrare nell'associazione. Ecco, e di questi 14 che fanno parte adesso, più o meno quali sono il genere di attività che più o meno inglobano? Allora, ci sono delle tabaccherie, ci sono dei bar, c'è la gelateria, c'è Raffaele Rossi con un Ciramare e io lo chiamo l'iscritto adottato, che è un signore di Ercolano che l'abbiamo preso nelle nostre grazie. Lui si è sempre comportato bene con noi, alla fine l'abbiamo adottato, anche se non è di Portici, ma è come se fosse un porticese per noi. Perfetto, grazie mille Salvatore, in bocca al lupo. Grazie a voi. Il vostro cammino, tanto lo condividiamo tutti quanti assieme, siamo, come dire, sullo stesso percorso, sulla stessa strada, sempre e comunque da questo punto di vista, quindi davvero in bocca al lupo per tutto e noi ci vediamo sempre su questa strada. Grazie mille. Cominciamo sempre dalla Vega, questo nuovo spazio aperto dalla famiglia Rossi, dai signori ristoratori di Ciramare. Siamo in compagnia del vicepresidente della FAI, che sta qui, penso, in veste ufficiale a sostenere i Rossi, diciamo, Raffaele in primis, dopo le tante disavventure, minacce e assurdità che ha subito questa struttura, che poi aveva anche una storia qui a Portici, no Silvano? Certo, in realtà piccola è, ricordo che giaceva Ciro al mare, ci sono stati tanti appartamenti da mangiare, quindi anche io ho dei bei ricordi qui.
comunque noi siamo qui stasera e ci rimarremo, il nostro unico punto di riferimento adesso è questo ristorante che si deve riaprire, perché dobbiamo dimostrare che seguire la strada della legalità deve portare a qualcosa, non dico premiare, perché non è la parola giusta, ma sicuramente deve essere un senso di giustizia. Il Ciro Ammara è stato distrutto dalla camorra, sono stati arrestati le persone che hanno distrutto questo locale. Adesso il secondo passo è dimostrare a tutti gli operatori commerciali di Portici ed anche fuori da Portici è che la giustizia premia. Bisogna assolutamente che si dimostri che se si denuncia non si va a perdere ma si va a vincere. E noi dobbiamo vincere, dobbiamo dare questa dimostrazione non solo noi ma a tutti quelli che ci girano intorno, tutti quelli che ruotano intorno alla giustizia, devono anche dare loro questo senso e questo segnale di legalità, di conquista della propria libertà di stare in commercio. E noi saremo sempre vicini al Ciro Ammara finché non si aprirà questo locale. E infatti è una battaglia un po' di tutti quanti noi. Da Portici è nata forse una delle ultime associazioni in Campania, l'associazione Giovanni Panunzio, presieduta poi appunto dal nostro Salvatore che abbiamo prima intervistato. Lui ci diceva che con questa associazione loro sono diventati un po' una famiglia, si stanno ritrovando, stanno vivendo un po' come una comunità così stretta. Ma questo è un po' il segreto dell'associazione in Tirana. Ma poi segreto di vivere tutti insieme a combattere per un unico obiettivo. Essere insieme significa condividere certi valori, perché bisogna condividere e poi bisogna anche far condividere agli altri. Allora da due sono tre, poi che sono cinque, poi otto, e poi questo senso della legalità si deve allargare a macchia d'olio su tutta la città. E le persone devono capire che anche loro, anche il comune, anche il bambino, anche lo studente, anche la persona anziana, devono tutti collaborare e dare forza a questi operatori commerciali che hanno deciso di combattere il vizio, di combattere la camorra, e dobbiamo stare tutti dalla stessa parte. Quindi questo è il segreto dell'associazione, l'unione, condividere lo stesso principio e combattere insieme. Solo così si può vincere. Denunciare conviene, vogliamo dare un bilancio dei numeri anche per convincere chi ancora non si è convinto. Allora, i numeri li abbiamo anche pubblicati, no, abbiamo parlato come anche con il ministro, allora il ministro dell'interno. Eravamo a poche decine di luce, poi c'è stata una signora che ha pronunciato, la cosa è andata a molto sui giornali, ha attraversato l'Atlantico e l'oceano. E quindi la cosa poi è diventata così allargata, che man mano poi le persone hanno preso come esempio questa persona. E hanno detto, queste sono parole che ho ascoltato anche, se ce l'ha fatta questa signora, perché non ce la posso fare? Non si sa. non si conosce. Non si conosce. Comunque voglio dire, è da allora, sempre andando a salire, abbiamo formato non solo 13 associazioni in Campania, ma ci sono state centinaia e centinaia di persone, migliaia di persone che sono andate. Ora più bello, ricordiamo tutti gli appuntamenti della FAI, quello che fa la FAI sul suo sito tirantiracket.info, e quindi qualsiasi cosa andate sul sito. Chiamarci più persone di aiuto, sia siamo una associazione, siamo sempre a loro disposizione, pronti ad aiutarli a condurre per mano verso la strada della. Grazie Silvana, è la battaglia di tutti quanti insieme, come dicevi tu, sulla stessa strada per lo stesso obiettivo.